Ciao ragazzi e benvenuti al 68esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 3 febbraio 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento nazionale del Movimento Zeitgeist Italia e coordinatore del Chapter Napoli. E quest'oggi vi annuncerò le nuove novità nazionali e internazionali. Passiamo subito con quelle italiane. Ecco qui il link che vi ho postato adesso in chat. E si tratta dello Z-Day del 2013. Per i neofiti lo Z-Day è appunto lo Zeitgeist Day, che si tiene ogni anno verso la metà di marzo, ovviamente tutti gli anni, e con il quale si cerca di diffondere ancora meglio i nostri concetti sotto vari format. Quindi si parla anche di attivismo strada, proiezioni in cinema, teatri, centri culturali, conferenze, lecture, tutto quello che volete. L'importante e che si faccia appunto. All'interno di questo link troverete appunto una guida su come strutturare uno Z-Day nel caso dei nuovi coordinatori, e comunque ci sono anche degli spunti per i soliti coordinatori, perché abbiamo dovuto e aggiorneremo meglio questa pagina per far sì che tutti quanti possano avere più dimestichezza con per esempio il caricamento di Dropbox, eccetera. Quindi ci saranno ulteriori miglioramenti. L'importante è appunto che si faccia lo Z-Day e che anche in Italia gli attivisti facciano la loro parte. Tra poco parlerò anche dell'evento internazionale. Quindi passiamo alla prossima notizia. Ok, conosci l'inglese? Aiutaci nel Linguistic Team. Questo è stato lo slogan che abbiamo lanciato giusto ieri, sia sul nostro blog e poi sulle nostre piattaforme dei social media, in cui cerchiamo semplicemente dei traduttori che possano aiutarci nella traduzione dall'inglese all'italiano o dall'italiano all'inglese di articoli, di video e documenti ufficiali del Movimento Zeitgeist Internazionale che abbiamo intenzione di rilasciare qui nel nostro sito italiano e dall'italiano all'inglese di pubblicare i nostri articoli sul blog internazionale, in modo tale che anche gli attivisti di tutto il mondo sappiano che in Italia c'è un chapter molto attivo e che comunque si sta muovendo. Con molta sorpresa e con molta soddisfazione vi dico che nel giro di 2 giorni mi hanno contattato circa 10 persone, alla quale avevo anche domandato di darmi il loro recapito telefonico e di appurare quale fosse la loro conoscenza dell'inglese, e vi posso dire che il 90% ha sottoscritto che hanno una conoscenza dell'inglese elevata. Quindi sono molto contento e ben presto comincerò anche una collaborazione con Rodrigo Cardoso, che fa parte del Linguistic Team International, in modo da inserirli sia sulle piattaforme forum, sia su Qtol, eccetera, eccetera. Quindi vi ringrazio e questa è un'altra prova appunto che la collaborazione è vincente in questo caso e dà dei buoni risultati quando fatta per bene, appunto. Passiamo alla prossima notizia. Ok, abbiamo pubblicato l'altro ieri il video dello Z-Day scorso, in particolare lo Z-Day del 2012 che si è tenuto a Vancouver, in cui c'è appunto fondatore del Movimento Zeitgeist Italia ed ex coordinatore Federico Pistono, in cui in una sua lecture, appunto denominata Robot Will Steal Your Jobs But That's Okay, cioè i robot vi ruberanno il lavoro ma è ok, appunto abbiamo provveduto a sottotitolarla. Purtroppo non c'è stata la possibilità di fare un'altra revisione, però alla fine il si capisce forte e chiaro, e la lecture di Federico è uno dei suoi l'argomento della lecture di Federico è uno dei 6 punti cardine in questione, su cui ha scritto anche un libro, e parla soprattutto di disoccupazione tecnologica. Vi dico anche una news eccezionale: pochi minuti fa sul programma di Fabio Fazio, che si chiama Che tempo che fa, Oscar Farinella, che è uno degli imprenditori più famosi italiani e più facoltosi, comunque ha appena annunciato che la disoccupazione tecnologica sta distruggendo questa nostra società e che comunque bisogna ridisegnarla da capo, perché è un circolo che si è distrutto. Vabbè, noi in tempi non sospetti lo avevamo già detto circa 4-5 anni fa. Quindi sono molto contento che anche un imprenditore di questo calibro lo abbia messo e l'abbia dichiarato nella TV nazionale, cioè in particolare la RAI.
Quindi sono molto contento e vi rimando di nuovo a vedere il video di Federico, anzi a leggere i sottotitoli della presentazione di Federico, che è molto bella e molto illuminante. E passiamo alla prossima notizia. Ok, questa è una notizia internazionale e ovviamente riguarda lo Z-Day globale. Lo Z-Day globale si terrà ufficialmente a marzo. E il 17 marzo dalle 2 del pomeriggio fino alle 8:30 del pomeriggio, quindi ci saranno numerosi ospiti e protagonisti, tra cui Peter Joseph, Ben McLeish, Federico Pistono e tanti altri coordinatori e comunque creatori di lecture, eccetera, eccetera. Ci sarà anche Douglas Mallette, che ha fondato la Cybernated Farm Systems, che è una nuova tipo di impresa in cui lui cerca di sfamare le persone del terzo mondo per dar loro del cibo gratuitamente e in modo completamente automatizzato, sfruttando la tecnologia dell'agricoltura idroponica, quindi modulare, e si può strutturare appunto in qualsiasi parte del mondo, virtualmente anche nel deserto. Quindi, ci saranno tantissimi ospiti d'onore nella locandina che nel link in cui vi ho inviato saranno presenti tutte le informazioni. E quindi vi rimando appunto al discorso dello Z-Day e alla partecipazione. Sarà presentata in questo caso a Los Angeles, in questo Z-Day internazionale, e in un teatro che si chiama Brandsdale Gallery Theatre, che si trova a Hollywood. E ovviamente avrà una sottoscrizione tramite biglietto, quindi ha dei posti limitati. Quindi, se volete partecipare e volete andare direttamente lì a Los Angeles, ci sono lì tutte le indicazioni. Ovviamente, noi cercheremo di fare tantissimi eventi anche qui in Italia, in modo da espandere ulteriormente la nostra voce a livello internazionale e a livello italiano, ovviamente. Benissimo ragazzi, sono finite le reportistiche italiane e internazionali e rimando ai coordinatori dei GDL o gruppi di lavoro, quindi di fare una loro reportistica in generale. Vedo che c'è Massimiliano Masciulli del GDL Grafiche e Video, quindi rimando la parola direttamente a lui. Vai Max. Ciao, allora, dunque io la volta scorsa vi ho riportato un po' di novità più che altro riguardo al GDL programmazione. Questa volta invece, vabbè, riporto qualcosa riguardo al GDL grafica, una delle cose, quella che hai citato tu prima, ovvero abbiamo improntato e sistemato l'infografica per il Linguistic Team. Ci sono un po' di progetti che sono attivi nel GDL grafica, quindi chiunque volesse dare una mano è il benvenuto. In particolare, adesso nel dettaglio magari mi apro un attimo il documento e ve li dico. Comunque c'è di sicuro, vado a memoria, una infografica sul discorso Facebook per oddio, io sono imbranatissimo con Facebook per fare per mettere ecco, non mi viene la parola, vabbè, comunque una proposta di Daniel Iversen. E la trovate tra le task del GDL grafica e niente, poi c'è appunto anche questa cosa dei video delle conferenze da mettere a posto appunto da fare l'editing delle conferenze che mano a mano adesso faremo e boh, queste poi non ci sono altre grosse novità.
Molto bene, comunque per la questione Facebook faccio un brevissimo riassunto. Stiamo cercando di inserire in un'infografica un consiglio da rilasciare appunto agli utenti su come visualizzare correttamente tutte le nostre notizie, perché abbiamo saputo che Facebook non limita, bensì struttura in maniera diversa la ricezione dei messaggi dalle pagine agli utenti. Quindi stiamo cercando di organizzare il discorso della creazione di liste che gli utenti possono ovviamente creare per il loro account e ricevere direttamente senza mai perdersi una notizia, che altrimenti, come succede adesso, potrebbe accadere. Quindi è un modo per rendere ancora più efficiente la comunicazione da Facebook all'utente stesso che sottoscrive, il cosiddetto mi piace alla nostra pagina ufficiale su Facebook. E poi dalla questione delle conferenze, ovviamente stiamo parlando delle conferenze già realizzate, quindi da editare. Quindi diciamo, annuncio confido nella collaborazione degli utenti che sottoscriveranno la loro partecipazione al GDL Grafica Video diretto da Max Masciulli. Poi abbiamo qui anche il neo coordinatore del GDL Gruppo di Lavoro Arte, che si chiama Andrea Acconcia. Gli do il benvenuto ulteriormente e gli do la parola, così magari ci spiega i progressi fatti in queste settimane. Vai Andrea. Eccomi, sono tornato. Allora, innanzitutto vi comincio a postare, perché non ho letto il documento il Google Doc che ho creato, in modo che, per chi non l'avesse letto, insomma, aspettate, ve lo posto. Eccolo qui, messo lì nella chat, in modo che, per chi non l'avesse letto, si può fare un'idea di quello che avevamo in mente. Aggiornamenti a riguardo, vi riassumo brevemente quello che c'è scritto nel documento, cioè che stiamo ripartendo con lo GDL Arte e Musica, okay? Ed è per questo che parte io, diciamo, abbiamo deciso di fare forza comune per cercare di farlo ripartire, e quindi ecco la ragione della mia nomina come co-coordinatore. Detto questo, il modo migliore per ripartire, secondo me e secondo noi, è creare un evento nazionale che, diciamo, per capirci, insomma, dovrebbe avere la portata del Simposio Società Sostenibile che si è tenuto a novembre 2011. Visto che un evento nazionale manca anche da un po' di tempo a questo punto, l'idea è quella lì di creare un evento, di organizzare un evento di questa portata. E questa cosa è piaciuta, diciamo, ha entusiasmato un po' di persone, e si era pensato di farla per marzo, per lo Z Day appunto. Però parlandone ci siamo un po' resi conto che magari il tempo a nostra disposizione era troppo poco, e visto che comunque vogliamo fare una cosa fatta bene, stiamo pensando di fare un evento nazionale arte e musica, diciamo periodo aprile, massimo maggio. Direi, però comunque non per lo ZD, almeno quella era l'idea, però possiamo, diciamo, la proposta sarebbe quella lì di, ai vari ZD locali che si organizzeranno, quindi ci sarà lo ZD a Milano, lo ZD a Torino, cioè, insomma, le persone riusciranno a organizzarlo, si potrebbe lanciare degli artisti vicini al movimento. Ok, visto che comunque il gruppo GDL Arte e Musica non è un gruppo che è un gruppo che sta partendo ufficialmente adesso, c'era già, però adesso sta ripartendo, potremmo cominciare a aumentare gli artisti appunto vicini al movimento, che potrebbero esibirsi con varie discipline. Insomma, ci sarebbe la musica, quindi poi si potrebbe dare spazio a gruppi musicali, attori che possono mettere in scena delle rappresentazioni, tutte comunque tematiche che devono essere vicine al movimento e ai temi del movimento. E quindi si potrebbe cominciare a fare questa cosa ai vari Z Day locali, per anche conoscersi con gli attivisti e artisti, diciamo, per poi riunire tutte queste persone interessate ad un evento nazionale che si terrà, diciamo, orientativamente ad aprile. Più o meno, diciamo, mi fermo qui, non so se ci sono domande. No, certamente no. Io avrei giusto una considerazione da fare, che come giustamente ha pubblicato adesso Max, abbiamo rilasciato, grazie al professor Paolo Valerio, una serie di slide che
che appunto possono essere di supporto a qualche artista se magari vuole incominciare a creare un'opera. Queste parlano ovviamente della questione dell'omofobia e del cyberbullismo derivante da essa. Quindi ovviamente è stata rilasciata su licenza Creative Commons, quindi può essere utilizzata dagli artisti. Magari se vogliono creare un'opera possono trarre da lì l'ispirazione. Mi pare non ci siano altre domande o considerazioni. Allora aggiungo soltanto una cosa che è per quanto riguarda la tematica, una cosa che poi la vedo in chat, Pat, però secondo me non è presente al computer, perché anche con lei diciamo, volevamo dire un po' di cose per quanto riguarda le tematiche trattate, cioè specificare un po' meglio cosa significa rappresentare cose che comunque devono essere in linea col movimento e in armonia con esso. Io vi anticipo semplicemente che ci sarà una scaletta preparata, ok, per quanto riguarda l'evento nazionale, in modo che, come diceva anche Vincenzo in un altro TeamSpeak, insomma, dobbiamo essere sicuri che le performance che ci saranno comunque in linea col movimento. Ora, non è questa un tipo di censura o altro, è semplicemente che si vuole rispettare quella che è un'idea, quella di Zeitgeist, che è un movimento che ha diciamo una determinata visione delle cose, insomma. Semplicemente si tratta di essere coerenti con il messaggio che diffondiamo. Quindi, tutte le Esatto, proposte esatto. sono. Esatto. Ragazzi, ci sono altre domande? Altrimenti passerei la parola direttamente a Davide Gaulli, che è il coordinatore del GDL Coordinatori dei Gruppi Cittadini. Se non ci sono, passo direttamente la parola a lui. Vincenzo, ribadisco soltanto che gli attivisti che sono interessati, che conoscono artisti che possono essere, diciamo, possono entrare nel movimento o ci sono già, vi do semplicemente il contatto del gruppo che è Z-Art. Adesso vi linko anche nella chat il gruppo e possono scrivere sul gruppo che Facebook usiamo per comunicare o comunque, insomma. Si faccia vivi anche ai vari Zeitgeist Z-Day locali che si organizzeranno in modo che magari mettendosi d'accordo col coordinatore di città che conoscono, mi viene in mente, non lo so, Napoli che ci sei tu, magari un artista di Napoli che può essere interessato può contattare te per lo Z-Day che organizzerai magari a Napoli e magari può essere lanciato già allo Z-Day, che era questa idea che c'era venuta, ne parlavamo anche con Davide l'altra volta, e poi dopo, ecco, questi artisti potrebbero esibirsi all'evento nazionale. Scusatemi per Scusate, l'aggiunta, passo la parola. sì, scusate, solo una cosa, un flash. Andrea, poi successivamente io e te incominceremo un attimo a strutturare meglio quella che è la gestione del gruppo sul sito, e ti devo istruire sui Google Document. Per esempio, c'è una frazione di Google Document che è molto utile, sarà molto utile in questo caso, ovvero quella dei form, cioè dei moduli che le persone possono compilare. E perché ti dico questo? Perché se tu incominci a scrivere sul tuo gruppo nel sito zeitgeistitalia.org, io posso renderti pubblica la notizia, cioè l'articolo che scrivi, in cui per esempio rimandi a questo argomento, in modo tale che le persone sappiano tutto e incominciano a compilare il form nel caso fossero interessate, come esattamente è accaduto per la questione del GDL traduzioni. Quindi perdonami, poi dopo la approfondiamo con calma. Cioè, io se preparo un Google Doc, come mi dici tu, questa cosa qui la puoi pubblicare direttamente sul sito. No, in realtà sei tu che scrivi l'articolo sul sito, poi magari mi mandi un'email e mi dici: Vincenzo, io ho scritto questo articolo, rendimelo pubblico. Io in due clic te lo rendo pubblico, quindi in due clic subito si può fare questa cosa. Oh, perfetto, allora mi devi solo far vedere poi come fare a scriverlo direttamente sul Google Doc del sito, ma va benissimo. Ah, figurati, solo una cosa, se mi dimentico ricordamela questa cosa qua, perché ho tantissime cose che frullano per la testa. Va Vabbè, bene, va benissimo. ok, quindi senza indugiare passo la parola a Davide Gaulli. Vai Davide, scusami per l'intrusione. Ah, va, figurati, ciao a tutti.
Ti chiedo subito se volete una reportistica di tutti i gruppi cittadini, perché in realtà l'abbiamo già registrata martedì, quindi magari potrei recuperare quel file o c'è qualcosa di particolare di cui parlare. Non lo so, se hai qualcosa di in particolare di cui parlare, vai, altrimenti puoi fare una reportistica breve di quello che è accaduto nei vari gruppi cittadini. Dai, allora, senza stare a entrare nel dettaglio della reportistica di ogni gruppo cittadino, che per fortuna stiamo aumentando come numeri, quindi poi comunque pubblicheremo un report un po' più dettagliato. Proprio a seguito del documento che ha scritto Andrea per questo progetto di arte, ci siamo un po' interrogati su cosa fare. In quel momento ancora era un'opzione l'idea di fare questo evento per lo Z Day, ma soprattutto il tempo e poi anche il fatto di concentrare in un unico luogo lo Z Day ci ha fatto pensare che magari era meglio cominciare a sostanzialmente prepararci per quel lavoro. Quindi, come diceva Andrea prima, magari ogni gruppo cittadino cerca un po' di artisti nella propria zona, per poi cominciare a proporli alla GDL Musica Arte, in modo tale che con la preparazione dello Z Day si cominci a lavorare anche a questo progetto, che poi verrà diciamo dato alla luce e preparato per il mese successivo, più o meno si era parlato. Su di questo abbiamo creato alcuni documenti sui quali cominciare a pensare anche ad avere un programma condiviso, cioè ogni gruppo cittadino farà quello che vuole, quello che riesce, ma si pensava di aiutarci a vicenda, cioè nei gruppi cittadini magari un po' più organizzati potevano, che magari riusciranno ad avere delle tematiche, degli interventi più bellini, si pensava di collegarci in qualche modo in diretta streaming tra i vari gruppi cittadini e i vari Z-Day, in modo tale che i gruppi cittadini che invece sono più nuovi e hanno meno gente potrebbero anche solo mandare in streaming l'evento degli altri gruppi cittadini e fare comunque uno spettacolo interessante che possa interessare il pubblico. Ancora non abbiamo messo su carta niente, anche perché ci eravamo rimandati proprio ad oggi, quindi immagino che poi una volta finita la registrazione cominceremo un po' a parlare, a far germogliare le idee nelle nostre teste. Comunque, anche qui a Milano abbiamo cominciato a pensare un po' a cosa fare. Una delle idee è quella proprio di evitare questa volta le proiezioni che comunque abbiamo già fatto per tanti anni, magari proiettare solo qualche pillola, qualche filmato breve, e poi concentrarci su dimostrazioni pratiche di quello che stiamo facendo. Abbiamo fortunatamente tanti progetti attivi, speriamo proprio di avere anche con noi la stampante 3D, e di sicuro faremo vedere la rigenerazione computer. Poi parleremo dell'orto che è partito da un mesetto, e tra l'altro poi sono molto entusiasti, gli ho fatto vedere all'università dove ci stiamo appoggiati come l'orto, al Politecnico di Milano, gli ho fatto vedere un filmato di un impianto acquaponica, quindi piante e pesci che si completavano a vicenda, erano tutti molto interessati, mi hanno chiesto di studiare, di fare dei progetti, di studiare la cosa, di proporgli dei progetti che poi si valutavano i budget. E magari un angolo dell'orto lo avremmo potuto benissimo sperimentare con questa tipologia. E se non sarà acquaponica, sarà magari idroponica. Comunque ho già contattato anche German del GDL Tecnologia, mi ha dato un po' di spunti. Poi c'è anche Claudio Gabbiati, che è un artista anche qui di Milano, che è un agronomo, sta studiando proprio quello all'università, ci darà una mano. E riguardo agli altri gruppi cittadini, so che molti gruppi cittadini si stanno lanciando nell'impresa della stampante 3D, e di sicuro c'è Firenze che dovrebbe aver già acquistato le parti, c'è anche Torino interessato, e anche Stefano a Bergamo pensava di farne una. Comunque sembra che quest'anno sia l'anno delle wrap-up, stanno diffondendo a macchia d'olio.
Altre cose importanti non mi vengono in mente, nel caso ve le dico dopo, adesso provo a fare un attimo. Comunque mi sembra sia tutto qui, se avete qualche domanda, se no andiamo avanti e poi ne discutiamo con calma dopo. Ah, figurati. Ok, vabbè, vi dico in anteprima che il video della RepRap sarà pronto, lo farò produrre anche forzatamente entro il 6 febbraio, perché ci sono stati degli intoppi con il rendering del video, quindi ok, non c'è problema. Vi dico che era nostra intenzione anche qui a Napoli di presentare la RepRap e vabbè, casomai faremo alcune migliorie che adesso mi sono scritto, che ho scritto nel blocchetto dai consigli di Davide, quindi ringrazio anche per i suggerimenti. Ok, ragazzi, c'è qualcun altro con qualche altro coordinatore dei GDL oppure possiamo passare direttamente alla reportistica dei gruppi cittadini? Ok, possiamo passare direttamente alla reportistica dei gruppi cittadini e partirò prima con il mio, così dopo mi taccio e così avete modo di parlare anche voi. Allora, qui a Napoli, in effetti, come ho già detto in due vecchi podcast, abbiamo organizzato questi quattro cicli di conferenze a cui uno ha partecipato il professor Paolo Vareo, psicologo sulle identità di genere. La seconda, purtroppo, la mia, è stata sospesa per problemi di organizzazione, però la terza sarà operativa assolutamente al 100% e sarà questo 8 febbraio, venerdì 8 febbraio. Fatemi ricontrollare, sì, perfetto. 8 febbraio dalle 16 alle 18:30 alla Biblioteca Labriola di San Giovanni a Teduccio. Ci sarà Emanuela Ziccardi, che è una psicologa e psicoterapeuta, e affronterà il tema della Next Generation e di Internet for Peace, quindi i cambiamenti che ha portato Internet e successivamente le campagne di democratizzazione che sta spingendo appunto il web. E quindi sta cercando di riavvicinare tutti i cittadini del mondo a concentrarsi verso tematiche sostenibili, sull'ambiente e tutto il resto. Quindi avrete modo di ascoltare anche il suo intervento. Intanto, come ha già detto prima Massimiliano, si sta appunto già facendo l'editing della prima conferenza del professor Paolo Valerio e quindi avrete modo di guardarla sui nostri canali, sul nostro canale YouTube. Ok, perfetto, quindi c'è questa volontà anche di costruire la stampante 3D qui a Napoli, che cercheremo di presentare a Sosidei e poi successivamente porti il nostro progetto di installare sui PC delle amministrazioni comunali il sistema operativo Linux, visto che Davide ultimamente, che è già più esperto di noi in questo settore, in quanto è stato lui il promotore in primis di questa iniziativa, ci ha consigliato di utilizzare la versione Debian, essendo un po' più stabile. L'obiettivo è quello di far risparmiare i fondi all'amministrazione comunale, quindi a noi, due, di divulgare la filosofia open source e tre, di recuperare i PC che altrimenti andrebbero in discarica perché necessitano di versioni aggiuntive e aggiornate di Microsoft. E quindi faremo un triplice vantaggio che non è, non è, che a costo zero ovviamente, perché provvederemo all'installazione gratis di questa iniziativa. Lo faremo insieme a un'altra associazione del comune di Casoria, qui coordinata da Vincenzo Russo. E niente, fino adesso non ho altri aggiornamenti. Seguite le notizie sulla nostra pagina Facebook di Napoli e sul gruppo sul sito zeitgeistitalia.org. Quindi passo la parola agli altri coordinatori. Per favore, pa andate in ordine di scaletta. Sono il primo, però ho già detto quasi tutto, quindi lascerei la parola a Nino. Va bene, ciao a tutti ragazzi, scusate, sono Nino Aloi, neo coordinatore di Torino. Ultimamente in questo periodo sono stato poco presente per via di esami e altri problemi, comunque sono rimasto in contatto con Tudor. So che abbiamo tanti ragazzi nuovi, tra cui adesso uno degli ultimi è Valerio Lisci, è proprio qui in questo momento. Ragazzi, non solo come mi piace su Facebook, ma anche che hanno dato la loro disponibilità, hanno compilato il modulo e sono già mostrati interessati contattandoci. Attenzione, come già pensava essere tutor, di riuscire a fare il più possibile a metà febbraio, fine febbraio, la seconda serata, riuscendo magari anche a proiettare in streaming come ci è stato consigliato
da qualche altra attivista, questo connessione permettendo, vediamo cosa riusciamo a fare e quindi comunque almeno di registrarlo in ogni caso. Come altri progetti abbiamo, sì, continuare sicuramente con le serate e vedere di riuscire a fare qualche proiezione alias dibattito, magari più che proiezione per lo Z-Day, questo comunque ne discuteremo perché ho parlato poco con tutti gli altri ragazzi per ora. E sì, come sicuramente Tudor aveva anche questo detto, che lui è uno dei più entusiasti da questo punto di vista, la stampante 3D. Vorremmo riuscire a comprare anche noi i pezzi a farla, questo quando avremo sicuramente qualcuno però disponibile in prima persona a tenerla da lui e quindi a occuparsene. Penso ci vorrà una persona adatta a questo, magari chiederò a Davide o ad altri loro come pensano di organizzarsi da questo punto di vista. E poi, beh, anche l'orto cittadino, però quello là è più un progetto in cui prima c'è da prendere gente e solo poi ci si può mettere a lavorare. Al momento siamo sempre nella fase più gente troviamo, meglio riusciamo a organizzarci in futuro. Prossimi progetti saranno nel pubblico. Ok, perfetto. Mi pare di aver detto tutto, però vedo che Pat, la vedo in chat, forse è attiva, quindi forse aggiungere qualcosa a lei per quanto riguarda l'evento del gruppo Arte e Musica. Ciao Andrea, sono rimessa in collegamento in questo momento, per cui non ho sentito quello che hai detto, ma immagino che riassume più o meno la situazione che c'era anche riportata sul doc. Esattamente, ho riassunto semplicemente il doc e diciamo che ho proposto la cosa, come si era detto anche in precedenza, di fare gli Z-Day locali lanciando magari qualche artista nuovo nel movimento per poi fare un evento nazionale, si pensava verso aprile, insomma. Sì, ecco, allora a quanto pare non riusciamo a centrare lo Z-Day come evento nazionale. Niente, qui bisogna che ognuno appunto nei gruppi cittadini si confronti un po' con le risorse che ha, perché ovviamente un evento nazionale può essere finanziato a livello, diciamo così, nazionale. Io un minimo, ma proprio quattro soldi di fondo ce li ho per un evento nazionale e poi magari su questa cosa possiamo parlare come reperirne degli altri, se c'è un biglietto o cosa. Naturalmente, invece, se gli Z-Day vengono fatti individualmente dai gruppi cittadini, praticamente ogni gruppo cittadino si dovrà arrangiare. Questa è una cosa che è bene chiarire perché non so se magari le persone nuove, eccetera, lo sanno, è meglio non dare per scontato nulla. Ma fortunatamente di solito le spese sono l'affitto di una sala, quindi noi non abbiamo mai avuto problemi fino a Milano sul finanziamento, cioè basta, poi abbiamo, con un minimo banchetto di DVD siamo sempre rientrati dalle spese, quindi se poi gli altri gruppi cittadini hanno bisogno di qualche dritta, chiedete pure. Sì, ecco, io mi riferivo a uno Z-Day musicale o che abbia caratteristiche simili perché non è così semplice. Cioè prendere una sala, chiamarle un relatore non è un grosso problema, mentre invece mettere su una cosa musicale ci vuole impianto voci, ci vogliono tutta una serie di permessi, eccetera, eccetera. Per cui niente, se per caso qualcuno lo vuole organizzare tenga conto di queste cose per poi non andare incontro a sorprese. E anche come trattare eventualmente SIAE e Compagnia Bella, perché guardate che non è un caso che finora come capitolo nazionale noi non siamo riusciti a fare un media festival come in altre nazioni. È uno sforzo organizzativo abbastanza consistente, non solo dal punto di vista dei soldi, ma anche proprio dal punto di vista amministrativo. E l'idea magari di riattivare un gruppo come GDL Arte e Musica viene proprio perché effettivamente per mettere in piedi qualsiasi tipo di evento di questa portata serve assolutamente un gruppo coeso e su cui fare affidamento, per cui non ha importanza essere in 300 e dove lavorano in tre. Ecco, è importante essere un gruppetto che però si prende l'impegno e poi va avanti perché altrimenti non ci se la fa. Bisogna prendere un sacco di contatti, bisogna averci
una certa esperienza poi su tutte le normative, le varie carte da fare, eccetera. E a questo appunto io collegavo il fatto appunto che stiamo lavorando ancora per riuscire a nascere questa associazione che su quel fronte dovrebbe darci una mano, insomma, cioè almeno io ci conto perché altrimenti, ecco, le cose stanno andando un po' a rilento per vari motivi, tra cui burocrazia e la difficoltà effettivamente di ricostituire un gruppo che si era sfasciato in pratica. Per cui, ecco, con l'ingresso di persone nuove, con appunto da sistemare la burocrazia, da sistemare il discorso anche economico e persone che debbono tenersi in contatto da lontano, per cui non ci siamo ancora riusciti. È ovvio che io mordo il freno, però vi devo dire la verità, cioè per adesso ancora questa cosa non c'è. Spero di averla quanto prima in modo da poter aiutare comunque. Venire appunto incontro alle esigenze di ognuno e per quello che riguarda invece gli Z Day come abbiamo sempre fatto lì insomma penso che grossi problemi non ce ne siano per i gruppi che hanno già sperimentato. Il problema semmai è per i gruppi cittadini nuovi che non l'hanno mai fatto che magari appunto avranno bisogno di un po' di consulenza da chi invece è più esperto. In questo caso subentro io, in quanto i nuovi che organizzeranno l'evento e anche i vecchi saranno costretti appunto a compilare il solito form in cui rilasceranno i loro numeri di telefono, appunto i nuovi provvederò a chiamarli direttamente io e a fare della consulenza nel caso in cui ci fossero dei problemi da risolvere. Vabbè, giusto uno spin-off mio questo è stato. Pat, avevi anche degli aggiornamenti da Verona intanto? Purtroppo io ti devo dire che Verona è completamente arenata, nel senso che purtroppo ho potuto verificare che in questo momento che io sono particolarmente impegnata, perché come tu sai in questo momento sono impegnata politicamente e poi anche con l'associazione praticamente il mio tempo è finito. In più mi devo ritornare a occupare attivamente dell'aspetto proprio di salute. Proprio per mantenermi, diciamo così, abbastanza vivace, per cui il mio tempo è completamente asciugato. Tra lavoro e queste altre tre cose, io non ho più il tempo materiale di seguire il gruppo. Per cui faccio quello che posso, come sa anche Daniel, insomma, io quando lui organizza qualche cosa, le conferenze ad Arco, eccetera, mi sono sempre attivata. Però purtroppo, devo riscontrare che a Verona il gruppo, nel momento in cui non è particolarmente spronato e seguito, eccetera, non ha perso lo smalto, insomma, diciamo. Poi anche molte persone che si erano messe a disposizione a chiacchiere, poi invece nei fatti non hanno mai combinato niente. Per cui diciamo che quelli più agguerriti che in questo momento qui sono impegnati su altri fronti, fanno fatica insomma a essere onnipresenti. Del resto qui a Verona stavamo aspettando con ansia questa storia dell'associazione, ci siamo concentrati molto lì perché attraverso quella dopo molte cose venivano facili. Noi in questo momento non abbiamo a disposizione delle sale in maniera autonoma. Per organizzare quello che appunto era almeno l'attività solita a livello di conferenze e avvenimenti di questo tipo. Per cui niente, questa storia dell'associazione ha rallentato parecchio un po' tutto, perché sembrava sempre che ce l'avessimo, invece dopo no. Per cui in questo momento, da parte mia, andare in cerca di ulteriori contatti, posti, eccetera, io sinceramente non ce la faccio. Ho provato appunto a proporre al gruppo di prendere in mano le cose, ma evidentemente l'iniziativa non è granché, insomma. Alcuni appunto sono soffocati dal lavoro, altri non ne ho idea perché non li ho più sentiti, insomma, appena Facebook rispondono anche poco, per cui insomma io non posso mica correre dietro al mondo, per cui io spero che la situazione con invece un evento nazionale venga ribaltata, insomma. E per questo ci contavo su questo fatto, visto che se almeno una volta all'anno noi riusciamo a organizzare o un bel meeting o comunque un evento che faccia
da ricompattante, allora si ritrovano tanti contatti, motivazioni, ritorna fuori, diciamo così, la voglia di fare anche in quelli che magari hanno meno iniziativa. Per cui niente, naturalmente non è importante, è vero, che questa cosa venga fatta a marzo. Diciamo che il progetto è stato lanciato come appunto come stimolante, ecco, per cui si è presa la prima data che poteva essere significativa a livello nazionale e internazionale, per cui si è pensato a quello, ma non ha nessuna importanza se questa data poi slitterà, anche perché l'organizzazione della cosa prevede di trovare risorse, posti e tutto, per cui mi immagino. Ecco, l'importante è che adesso che partiamo, magari appunto non bruciamo le tappe, però nemmeno accomodiamoci in poltrona aspettando che qualcun altro farà il lavoro, perché altrimenti così non funzionerà. Ok, grazie Pat. Colgo l'occasione per dirti che sono d'accordo su una riunione annuale di tutti gli attivisti. Poi ovviamente sarà da discutere perché giustamente abbiamo bisogno di riunirci per riguardarci puntualmente in faccia almeno una volta all'anno per definire un attimo il da farsi. Quindi magari questa cosa ne possiamo parlare in un'altra sede, giustamente. Vediamo un po', c'è qualche altro coordinatore di qualche gruppo cittadino che vorrebbe fare una propria reportistica, e se nel suo contrario, podcast e discutiamo delle varie cosette. Vincenzo, volevo aggiungere solo una cosa per quanto riguarda l'evento nazionale Arte e Musica. Non so se lo vogliamo fare dopo la chiusura del podcast o adesso. Facciamolo dopo direttamente. Qui c'è anche Daniel Iversen. Non so, Daniel, vuoi fare una reportistica? Perché comunque Davide ha rilasciato a parte una registrazione, ha detto che rilascerà o ha già rilasciato a parte una registrazione o una reportistica, però ovviamente non ne ha accennato a nessuna. Quindi se vuoi darci tu un piccolo report, giusto, rilascerò scritto. Se vuoi darci appunto Daniel una piccola reportistica, siamo tutti ben lieti di ascoltare. Grazie. Ok, dalla provincia dal Lago di Garda, praticamente che cosa vi posso dire? Che abbiamo fondato il movimento Decrescita Felice e siccome del movimento Zeitgeist sono diciamo l'unico insomma qua in zona, sono stato eletto segretario del movimento Decrescita per Garda, appunto, e da un mese circa e abbiamo costruito una rap con i pezzi stampati da Podighe e poi stiamo lavorando sull'orto comunitario. Siamo andati la settimana scorsa a vedere l'avanzamento di terra di 180 metri quadrati e domani abbiamo una riunione per decidere un po' di cose. Insomma, c'era anche in ballo magari studiare l'acquaponica, ma per ora sono solo idee campate in aria, vediamo un attimino che cosa succederà domani sera. Noi comunque siamo sempre in contatto con Zeitgeist e cioè, secondo me non importa tanto il nome con cui si fanno le cose, però l'importante insomma farle. E basta, c'è un ragazzo di Levico, quindi zona Valsugana, che in concomitanza con lo Z-Day sta organizzando due serate in cui voleva far vedere Zeitgeist Moving Forward e Culture in Decline. E infatti gli ho chiesto anche a Pat per lui che mi aveva chiesto gli servivano le spillette, un po' di merchandising, insomma. E per il resto basta, vi terrò informati dopo la riunione che avremo domani sera. Ok, ti ringrazio tanto Daniel, tante bellissime novità. Ci
Bellissimo, meraviglioso, grazie ragazzi, stiamo lavorando veramente bene, crescendo piano piano e quindi cresciamo anche di qualità e in quantità soprattutto. Ok ragazzi, ora passerei all'angolo della scienza, che è un appuntamento durante la quale in precedenza spiegavamo appunto attraverso degli articoli che comunque ricalcano le tematiche del movimento Zeitgeist come una visione della società sia sempre più tangibile. Ovviamente queste sono tutte testimonianze da riviste peer review e molto accreditate, quindi stiamo andando a tradurre delle testimonianze che sono per quanto ci riguarda più attendibili possibile. Quindi adesso passerei al seguente articolo. Allora, non siamo il 99% ma il 100%. Questo articolo è tratto direttamente dal blog del movimento Zeitgeist Globale, scritto da Peter Joseph, in cui si spiega semplicemente che molto spesso ci si fa l'accostamento tra questo 99% che riguarda appunto l'inclusione di tutte le persone del mondo, tranne la parte ricchissima, quindi anche noi virtualmente, che combattono contro questa categoria che ci toglie il potere, eccetera, eccetera. Molto brevemente questo articolo spiega, riassumendo, che è il sistema è da combattere, nel senso è il sistema da cambiare attraverso un modello alternativo che lo renda obsoleto, come diceva spesso Buckminster Fuller, architetto molto, molto noto a livello mondiale. E quindi io sinceramente vi consiglio di leggere vivamente questo articolo perché è molto illuminante e comunque fa capire come in realtà sia il 99% a gestire quell'altro 1%, che quindi non è che praticamente collabora insieme a quell'1% a gestire l'intera società globale. Quindi non si tratta di categorizzare oppure di creare gruppi in cui si dice no, questo ha più potere quindi mi manovra, eccetera. No. Noi attraverso il nostro consumo, attraverso le nostre scelte economiche, attraverso il nostro voto politico, deleghiamo le persone che gestiscono la nostra vita e quindi siamo noi proattivi di questa società. Quindi prendendo in mano il potere che già abbiamo insitamente, possiamo creare un modello alternativo. Per esempio, mi rimando spesso al discorso di open source ecology oppure di partecipare alla realizzazione di contenuti, di tecnologie nuove, a basso costo e modulari, soprattutto visualizzabili da tutti e modificabili da tutti. Quindi completa apertura GPL license, open source hardware license, eccetera. Quindi in realtà, come vi dicevo prima, abbiamo noi tutte le carte per cambiare l'intera società, senza appunto prendercela con questo o quel gruppo. Quindi leggete l'articolo che è molto carino. Prossimo articolo. Industrie petrolifere pagano esperti di comunicazione per screditare il surriscaldamento climatico. Allora, questo è un breve riassunto di come in realtà esperti di comunicazione, che non sono ovviamente molto, non sono esperti della materia del clima rispetto ovviamente dei scienziati climatologi che hanno studiato per questo, riescono tranquillamente a manipolare una popolazione ignorante per volontà delle industrie petrolifere. In questo caso si racconta la storia di Marc Morano, esperto di comunicazione, che per anni ha screditato le tesi del dottor Michael Mann, che dal lontano 1980 affermò che noi in realtà è dall'era industriale, dalla rivoluzione industriale, quindi si parla da fine 1800, inizio 900, che l'inquinamento globale è aumentato vertiginosamente ed è esponenzialmente in particolare, e quindi ha provocato il cosiddetto global warming oppure surriscaldamento climatico, detto molto più volgarmente il cosiddetto effetto sera, che diciamo, sta facendo aumentare la temperatura da 1 a 5 gradi in tutto il mondo, quindi provocando delle conseguenze disastrose, per esempio scioglimento dei ghiacciai, innalzamento delle acque, perdita della biodiversità e catastrofi naturali, tutto documentate, e ovviamente in una popolazione ignorante, composta da persone ignoranti, si tendono a guardare meno il lato scientifico delle cose di come sono e guardare più il carisma delle personalità che le espongono. Quindi andate a leggere questa bellissima inchiesta che ha fatto il giornale Der Zeit, tedesco, su questa bellissima storia di questo scienziato Michael Mann e del comunicatore Marc Morano,
e avrete modo appunto di constatare la veridicità delle tesi dell'uno e dell'altro. Quindi, ricalcando la dose, cioè la mano sulla questione delle veridicità scientifica, abbiamo alla fine di questo articolo incluso due guide, una scritta in cui elenchiamo tutti i siti peer review scientifici che riguardano pubblicazioni scientifiche e studi, eccetera, eccetera, e poi in un altro un video che si chiama Il kit antifrottola che pubblicò allora Federico Pistone per screditare le notizie non vere scientifiche e quindi far sì che tutte le persone abbiano un vademecum, un modello da seguire per studiare una dichiarazione e finalmente scoprirne la veridicità. Ok, passiamo al prossimo articolo. Studio mostra che le coppie materialistiche hanno più soldi ma anche più problemi. Questo è uno studio più sociologico e antropologico in questo caso. Sono state analizzate circa 1700 persone all'Università di Birmingham e il dottore di cui non ricordo il nome in questo momento ha appunto fatto un sondaggio tra queste persone cercando un attimino di definire la loro relazione iniziale attraverso un semplice principio: se dessero meno, più o meno importanza al fattore economico e suddividendo la coppia in tre gruppi, quelli in cui nella coppia solo una persona era materialista, nelle coppie in cui tutti e due erano materialisti e nelle coppie in cui nessuno dei due partner erano materialisti, e si è scoperto che le coppie non materialiste, non avendo soldi come quelle in cui c'era uno o due partner materialisti, hanno bensì meno soldi, ma vivono la loro vita sentimentale e sessuale molto meglio rispetto alle coppie che hanno al loro interno uno o due partner materialisti, e la condizione della relazione matrimoniale peggiora all'aumentare dei partner. Quindi, se si ha un partner è diciamo abbastanza grave, e se si hanno due partner materialisti è molto più grave. E infatti ha dettato anche una percentuale: nelle coppie che hanno uno o due partner materialisti si ha una condizione della relazione matrimoniale inferiore del 10-15% rispetto alle coppie che non dispongono di nessun partner materialista. Benissimo, andate a leggere questo articolo che è breve, ma fa capire ancora una volta come il lato economico o soffermarsi su valori distorti possa incidere ovviamente sulle condizioni personali o professionali, personali in questo caso ovviamente della coppia. Passiamo al prossimo articolo. Il futuro è peer-to-peer. Ok, questo è un bellissimo articolo che parla sostanzialmente di quello che discutiamo ogni giorno attraverso un canale del movimento sia internazionale che italiano, ovvero che le iniziative decentralizzate in rete e open source, quindi aperte a tutti, non solo sono più sicure, non solo hanno una velocità di progresso e di realizzazione maggiore, ma fanno sì che appunto nessun leader, nessuna persona che ha molto potere ha la possibilità di prendere in mano un progetto, un'opera, una tecnologia o addirittura un governo e diciamo sottomettere tutti coloro che non hanno lo stesso carisma. Quindi la si può vedere sotto diversi punti di vista, dal punto di vista sociologico, antropologico, ma anche sotto il profilo soprattutto tecnologico. Infatti ci sono varie iniziative bellissime come Open Source Ecology, Wikispeed è un'associazione di persone che ha creato un'auto modulare peer-to-peer con 5 stelle di sicurezza che fa 50 km con 1 litro. Quindi avete modo di osservare l'iniziativa anche dall'ipertesto che c'è nel post in questione. Open Source Ecology già l'ho detto. E la moneta Bitcoin, la moneta elettronica decentralizzata che va esclusivamente in rete. Addirittura poco tempo fa lessi la notizia che è possibile aprire anche un portafoglio o una carta di credito con la moneta peer-to-peer. Questo ovviamente gira attraverso un software open source che crea della moneta ogni tot di tempo e praticamente si ha la possibilità di un'inflazione molto inferiore perché è regolata attraverso algoritmi complessi. Comunque ci sono molti video in cui c'è il link ovviamente del sito, ci sono molti link, anche link e video in italiano che spiegano il funzionamento, pregi e difetti, ma comunque la particolarità iniziale di questa moneta è che è completamente decentralizzata. È vero che il movimento tende a rendere obsoleto l'uso della moneta, ma come strada di transizione questa secondo noi dovrebbe essere la via migliore per giungere a quella che è
un modello economico basato sulle risorse. Quindi ci sono tantissime altre iniziative, andate a leggere nell'articolo. Quindi io avrei concluso. Ok. Ok, va bene, allora chiudiamo il podcast, vi saluto nuovamente, vi ricordo che ogni due domeniche alle ore 21:30 ci sarà un incontro via TeamSpeak Chat Zeitgeist Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare per aggiornare la comunità sui sviluppi nazionali e internazionali. Troverete poi le istruzioni per collegarvi all'interno del post rilasciato sul nostro blog e nella descrizione dei video su YouTube. Quindi io vi ringrazio, sono Vincenzo Barbato e vi rimando al prossimo podcast e restate sintonizzati. Ciao ragazzi e buona serata.